Allo, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire cosa potremo trovare nel numero dell'Ecomese di aprile. Con la mia rubrica vi farò conoscere un giovane street artist pinerolese, ovvero Revor. Chi sei? Oh, mi chiamo Marco Abrate, ho 20 anni e frequento l'Accademia di Belle Arti a Torino. Come mai Revor? Preferisco non rivelarlo ancora perché non è ancora il momento giusto. Nel dossier di 10 pagine faremo un salto indietro nel tempo di 20 anni, dove quattro giovani appassionati si sono lanciati nell'impresa di restaurare tutti gli organi storici presenti sul territorio. Poteva essere una storia triste quella di Lorenzo, che a solo un anno e mezzo poteva morire, ma un trapianto di cuore gli ha regalato una seconda vita. Una storia molto forte per la nuova puntata dell'allenatore nel pallone, una storia che inizia davanti a una porta di calcio e finisce tra le sbarre di una prigione. Siamo andati a conoscere dei cavalli che erano destinati al macello e che invece hanno ancora molto da dare sia nell'agricoltura che nella pet therapy. Parleremo con i loro padroni che li hanno salvati da un destino già scritto. Scopriremo anche l'handpan, uno strumento musicale molto recente che prende vita nel laboratorio di un fabbro nelle valli pinerolesi. Questo e molto altro è quello che potrete trovare nel numero dell'Ecomese di aprile. Io vi invito a seguirci su tutti i nostri social, ovvero Ecomese e Eco del Chisone, sia su Facebook che il sito internet. Dal vostro piccapalindromo affezionatissimo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento in edicola. Ciao!